Ragazzi, ci siamo, adesso carichiamo il video. Non doveva finire così, raga. Bella raga, siamo a Grassobbio, provincia di Biggi. Sto aspettando Moccio che facciamo un bel video da ottica foppa sui suoi occhiali. È figo fare dei video diversi del solito di cibo, anche se magari il target del canale è cibo, quindi questi video che facciamo diversi hanno meno views del solito, però ci sta cambiare un po'. Obiettivo 2021, avere meno vergogna di vloggare in giro. Pian piano ce la faremo, raga. Penso che sia una delle cose belle di essere in paesini piccoli, che da un lato la gente capisce meno quello che fai, dall'altro c'è meno gente in giro, più sciallezza, cioè non ce l'avrei mai fatta fare una scena del genere parcheggiando la macchina se fosse a Milano. Anzi, non sarei riuscito neanche a parcheggiare la macchina. Quindi il lato positivo di fare i video in paesi piccolini così è che hai tutta la comodità, nessuno che ti pressa, basta andare incontro agli sguardi degli cattivi, dei vecchietti. Pure la domenica. Cioè, bro, ormai abbiamo... Meno male che pensavamo, no, avessimo la Natale Eid, abbiamo finito questa settimana. Fino a 23, amico, e oltre. Il content non va in vacanza. Non molla mai, no. Dorme mai. Salutiamo Claudio. Bella, ciao. Bella. Niente raga, abbiamo appena finito qua da Ottica Foppa. Il ragazzo del negozio è stra gentile, ci ha regalato tipo le bottigliette, le mascherine, top. C'è tanta roba, fare il branding così, curare tutti gli aspetti, anche quei gadget. E ci ha invitati a mangiare dall'Incrossanteria Lab. A stra fame, andiamo a mangiare. Bella bro. Allora raga, sono appena tornato da Grassobbio, Bergamo, in Incrossanteria Lab, e sono un quarto alle 5, alle 9, deve uscire Fame da Incubi, che mo ci ho registrato ieri sera, mi ha passato i file stanotte, però noi ci siamo trovati alle 10, quindi ho tipo 3 ore per montare il video. Ok, meglio se vado... Non so se ce la farò. Ci siamo quasi, dai che partiamo con l'export. La parte più difficile di sempre sono le thumb, ma per fortuna c'è già un template di Fame da Incubi, quindi basta mettere il titolo, cambiare la foto del panino e... ci siamo. Stasera vi ricordo che esce Fame da Incubi, episodio natalizio devastante. Raga, calma, siamo un po' in ritardo, ma alle 22 dovremmo esserci. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ecco il video, la notifica è uscito contro ogni pronostico, con un po' di ritardo, ma anche YouTube ci mette 3 ore a elaborare i video, però quale ora migliore per pubblicare Fame da Incubi, la serie di spuntini notturni, se no alle 10:30 di sera. In realtà non faccio neanche in tempo ad essere contento e gasarmi per il video che ce l'abbiamo fatta, perché già domani alle 7:30 devo essere a casa di Moccio, ci aspetta un'altra giornata intensa, content non va mai in vacanza, ci vediamo tra qualche ore.
Tra l'altro ieri sono rimasto sveglio fino alle 2, che ho finito di montare un vlog per il mio canale e quindi ho dormito abbastanza poco. Però siamo qui da Mozio e ci diamo una bella svegliatina. Transformers! Entra, confunde o nosso espaço, pensa. Per regalo. E lì da lì basta. Da lì è stato un talmente. Vediamo se funziona, attenzione. Ti mando un sacco di lavoro. Della scusa di essere videomaker, che gli altri lavorano, fanno le fatiche, spingono, e con la scusa che devo filmare non mi affatico. Sei un bastardo. Raga, come avete visto ieri è stato un altro giorno di fiamme e fuoco con il mio bramoccio. Oggi facciamo una pausa, ma il lavoro non si ferma perché è il momento di un po' di post produzione. Devo montare la puntata di Morch and Barbecue Hooligan che esce dopodomani. Comincio da zero. Vediamo di farlo il più presto possibile. Raga, siamo nuovamente da Mozio, mercoledì. Avete visto che ho montato un po' Barbecue Hooligan, la puntata di Natale, ma non ho ancora finito ovviamente perché mi sono messo anche a fare altre cose. Il video esce domani alle 12. Adesso siamo qui da Mozio a fare un altro video, così ci si incasina. Però bisogna mantenere la concentrazione. So già che stanotte sarò sveglio fino a Natale, devo finire il video, ma è così. Raga, la settimana del content va avanti, facciamo una piccola pubblicità. Mozio ci delizierà con un bel hamburgerino. Assaggerò anche per la prima volta la mostarda. Bravo, che non è la senape. Che non è la senape. Da bravo videomaker, avevo dimenticato di accendere il microfono. Però noi faremo finta che la prima volta. No, adesso cambio frutto. Vai con quello, bravo. Questo qua. Deve essere una bella botta. Adesso che è passata un po' la botta iniziale, sì, sì. Grazie. Prego amico, il mio dovere è insegnarti qualcosa in giorno. Allora raga, siamo in macchina, mo c'era un po' di fretta, doveva già uscire, ma ovviamente mi ha lasciato il paninazzo, grazie, cioè. Lo so che è un lavoro difficile, così ha i suoi sacrifici, tipo questo, mangiare i panini che fa, perché sennò non li mangia nessuno, ma assaggiamo. Buonissimo, sto asiago, anche il filettino. Vi chiedo un po' di privacy, lo finisco, ci sentiamo tra poco. Rieccoci raga, tutti questi eventi sono successi tipo nell'ultima settimana di dicembre. Finalmente ho avuto tempo per montare questo video. Come sempre non si smette mai di creare, lavorare, filmare eccetera. Questo è il primo vlog del 2021, sono contentissimo di come è uscito. Spero vi piaccia vedere un po' di behind the scenes, com'è lavorare con Mozio così. E se ne volete altri, porterò altri video del genere. Se sei nuovo al canale, sei arrivato fino a qui, ti ringrazio tantissimo. Ti ringrazierei ancora di più se ti iscrivi per non perdere altri video come questo, appunto. Io sono Elio Gomme, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!